Esistono banche che servono per saldare i conti con la giustizia. In casi di violenza sessuale, omicidio, rapina, si trovano spesso sulla scena del crimine tracce biologiche dalle quali è possibile risalire il profilo genetico dei presenti se il soggetto in questione è già stato schedato. Anche l'Italia sta per avviare la banca dati nazionale del DNA, che è già di supporto alle indagini in molti paesi europei. La banca dati del DNA è un database governativo che contiene i profili genetici di persone pregiudicate per reati penali o fermate in flagranza di reato. Lo scopo è permettere la comparazione di profili genetici ricavati da una scena del crimine per identificarne il responsabile. Le tecnologie per lo studio del DNA garantiscono oggi con precisione l'attribuzione di un profilo genetico ad uno specifico individuo. Occorre però che queste analisi siano condotte da personale specializzato e che l'interpretazione dei dati raccolti sia svolta da esperti che conoscano i limiti e i margini di errore di questa tecnologia. Nella banca dati del DNA vengono inseriti esclusivamente i profili genetici di persone pregiudicate o colte in flagranza di reato. Possono essere inoltre inseriti nella banca dati i profili genetici di resti umani non identificati e, previo assenso degli stessi, i profili dei familiari di persone scomparse, allo scopo di giungere all'identificazione dei resti di queste persone. I profili genetici che entrano a far parte della banca dati nazionale del DNA offrono informazioni esclusivamente sull'identità dei soggetti analizzati e in nessun modo permettono di risalire allo stato di salute presente e futuro delle persone. Il solo fine di questo straordinario archivio è quello di risolvere casi anche complessi e scagionare chi è innocente. Banche dati DNA. Strumenti scientifici al servizio della giustizia.